30 settembre è l'ultimatum che il presidente della regione, Eugenio Giani, lancia ai circa 500.000 toscani che per scelta non si sono ancora vaccinati contro il Covid. Dopo quella data non potranno frequentare luoghi pubblici, annuncia il governatore. Quando a fine settembre questa prima fase ci porta a tirare le somme, chi, nonostante che da lunedì gli consentiamo di andare negli hub a vaccinarsi senza nemmeno prenotazione, non ci sono scuse. E allora queste persone stanno a casa, non si provino a venire nei luoghi pubblici, perché la loro non vaccinazione per scelta è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria. In attesa di capire quali potrebbero essere gli strumenti normativi da adottare per poter mettere in pratica queste intenzioni, Giani lancia l'ultimatum anche ai 4.500 lavoratori della sanità che fino ad ora hanno detto no al vaccino. Nel momento in cui io devo entrare in una struttura ospedaliera per curarmi, io devo sentirmi sicuro che lì non prendo un virus, ma me lo tolgono il virus o qualsiasi altro elemento di patologia. Il fatto di sapere che ci sono dei medici o degli infermieri che per scelta, nonostante la professione che svolgono, nonostante l'etica di Ippocrate a cui si devono sempre riferire, non vogliono vaccinarsi e espongono il malato a tutto questo, io non lo posso concepire. Quindi saremo rigorosi nel rispetto della legge, perché io sotto questo aspetto penso che si debba sentire a tutti di rivedere le proprie scelte, di avere i tempi per farlo, ma poi quando si tirano le somme non c'è assolutamente deroghe. Da lunedì intanto in Toscana chiunque potrà vaccinarsi senza prenotazione, basterà presentarsi in un qualsiasi punto di somministrazione per avere la prima dose. Per accelerare, nella fascia di età 12-18 anni invece la regione invierà un sms ai 37.000 studenti che hanno appuntamento nella seconda metà di settembre per chiedere loro di anticipare il vaccino e presentarsi alle lezioni avendo fatto anche la seconda dose.